Novena a San Giuseppe Moscati, settimo giorno, 13 novembre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Signore, illumina la mia mente e fortifica la mia volontà, perché possa comprendere e mettere in pratica la Tua parola. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Non amate il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non viene dal Padre, ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Punti di riflessione 1. San Giovanni ci dice che o si segue Dio o il fascino del mondo. Infatti la mentalità del mondo non concorda con il volere di Dio. 2. Ma che cos'è il mondo? San Giovanni lo racchiude in tre espressioni: egoismo, passione o smodato desiderio per ciò che si vede, superbia per ciò che si possiede, quasi che ciò che si ha non venisse da Dio. 3. A che serve lasciarsi vincere da queste realtà del mondo se esse sono passeggere? Solo Dio resta e chi fa la volontà di Dio vive sempre. 4. San Giuseppe Moscati è un fulgido esempio di amore per Dio e di distacco dalle tristi realtà del mondo. Significative sono le parole che l'8 marzo 1925 scriveva all'amico dottor Antonio Nastri. Ma è indubitato che la vera perfezione non può trovarsi se non estraneandosi dalle cose del mondo, servendo il Dio con un continuo amore e servendo le anime dei propri fratelli con la preghiera, con l'esempio, per un grande scopo, per l'unico scopo che è la loro salvezza. O Signore, grazie per avermi dato in San Giuseppe Moscati un punto di riferimento per amare Te sopra ogni cosa, senza lasciarmi vincere dalle attrattive del mondo. Non permettere che mi separi da Te, ma orienta la mia vita verso quei beni che conducono a Te, sommo bene. Per l'intercessione di San Giuseppe Moscati, Tuo fedele servo, concedimi ora questa grazia che Ti chiedo con viva fede, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. San Giuseppe Moscati prega per noi.